Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto professore. Eccomi, buongiorno o buonasera, a seconda dell'orario, a tutti e a tutte. Ecco, professor Novara, è iniziato il nuovo anno scolastico. Lei in un post sui social ha preferito, anziché fare gli auguri per il nuovo inizio delle attività, porre l'attenzione su un problema che riguarda gli alunni certificati, ovvero quello della privacy. Come possiamo conciliare il rispetto di questo diritto con un'efficace azione educativa e di integrazione? E questo un problema della privacy è veramente spinosissimo, nel senso che spesso questi alunni hanno una certificazione pesante, la cosiddetta 104, quella che effettivamente è la legge sulla disabilità, anche se poi, come noto, alcune neurodiagnosi andrebbero analizzate attentamente, perché da sempre sono dell'idea che ci sono non solo eccessi ma anche errori, Però fatto salvo che un alunno abbia la 104, cioè la certificazione sulla disabilità, sulla base di una diagnosi di un disturbo piuttosto significativo, come sono i disturbi neuropsichiatrici, bisogna ovviamente garantire la privacy. Come succede sempre, quando una persona ha una malattia, il sistema sanitario garantisce la privacy. Bene, di per sé anche la legge sull'integrazione garantirebbe la privacy, mettiamo il condizionale, in quanto, come è noto, l'insegnante di sostegno che poi viene attribuito all'alunno con certificazione di disabilità non viene attribuito all'alunno, ma viene attribuito alla classe. La situazione è più complessa per i cosiddetti assistenti, e sono tanti, e che quindi su quella la questione è un po' più difficile, ma resta il principio privacy e affidamento degli insegnanti di sostegno e anche degli assistenti alla classe, non al singolo alunno. Quindi io ho fatto un appello per ripristinare qual è lo spirito originario della legge sull'integrazione. Ossia, facciamo in modo che nessuno, dico nessuno, sappia di quale alunno si occupa l'insegnante di sostegno. Questa è la vera integrazione. Ecco, il resto rischiano di essere delle procedure scorrette che si sono trascinate per motivi inerziali, ma che finiscono col creare dei pregiudizi piuttosto che dei vantaggi sui singoli alunni identificati, ma nelle etichette, no. Ecco, intendiamoci, molte scuole lo stanno facendo, perché poi quando ho lanciato l'appello in tanti mi hanno risposto dicendo noi lo facciamo già. Bene, bravi, bravissimi, però bisogna che tutti lo facciano, perché questa è la legge. E lo dico anche ai genitori, e per caso c'è questa corrispondenza così stringente e claustrofobica, direi, tra l'insegnante di sostegno e l'eventuale alunno certificato con disabilità. Per favore, genitori, tutelate i vostri figli, non consentite che vengano sbandierati in aula, nella scuola, dei disturbi che di per sé sono gravi, perché la 104 è una questione seria. Poi su questo, come noto, se ne può discutere all'infinito, ritengo che l'eccesso di neurodiagnosi sia una questione molto molto seria. Come noto, una volta si parlava di alunno difficile e oggi si parla di alunno disturbato. E qualcuno prima o poi dovrà dare una spiegazione sul fatto che il concetto di alunno difficile sia letteralmente scomparso.
Ecco, questo è il senso del mio intervento, lo ribadisco, l'appello alle scuole, la privacy è un diritto inequivocabile, garantito anche dalla Convenzione sui bambini, quindi va fatto rispettare assolutamente, che tutta la classe sappia qual è l'alunno disabile, il suo insegnante di sostegno, è un equivoco spaventoso che aggrava la situazione dell'alunno stesso, il sostegno è sulla classe. Ecco, allora torniamo su un tema che abbiamo affrontato con lei diverse volte nelle nostre interviste e che torna in ribalta con l'avvio del nuovo anno scolastico. Molti istituti hanno attivato bandi per le figure degli psicologi scolastici, sicuramente necessari, ma continua a mancare l'attenzione verso l'introduzione sistemica della figura del pedagogista a scuola. Cosa possiamo fare per rafforzare la formazione pedagogica? Questo è, come dire, un domandone, nel senso che la scuola si è allontanata dalle radici pedagogiche. Di per sé anche, come dire, è stata una necessità, perché la pedagogia italiana era estremamente filosofica, la più grande pedagogista italiana e del mondo, Maria Montessori, ha dovuto andarsene, l'accusavano di fare i lavoretti, cioè i lavoretti, non so se mi spiego. Quindi esisteva un accademismo pedagogico terribile, ecco, dei filosofi mancati che si buttavano a fare poi i pedagogisti, così anche per una questione di concorsi a cattedra. Oggi ci rendiamo conto che senza questa scienza la scuola si è un attimo inceppata. Cioè, la gestione della classe come gruppo è fondamentale, la gestione della classe come organismo socio-affettivo, la gestione di una didattica comunque attiva che coinvolga gli alunni, no? Sono tutte questioni molto importanti. Faccio un esempio banalissimo ancora oggi. In tante scuole, lo dico perché in questi giorni sto girando un po' di scuole per i convegni pedagogici prima dell'inizio dell'anno scolastico, i banchi, diciamo così, sono monopolio assoluto dei collaboratori scolastici, gli ex fedeli. È inammissibile. Lo spazio dell'aula è titolarità assoluta degli insegnanti. Non possiamo permettere questo, possiamo permettere una collaborazione fra insegnanti e collaboratori scolastici in modo, ma allo stesso tempo dobbiamo dire che lo spazio dell'aula deve essere modulato a seconda delle attività che si stanno realizzando. Certo, ci può essere un momento di frontalità, tipo guardiamo un filmato sulla LIM, per forza, ma poi ci possiamo mettere in piccoli gruppi, ci possiamo mettere in semicerchio, specialmente all'inizio della scuola, quando si fanno attività magari anche di carattere socio-affettivo o si fanno attività motorie, benissimo, è uno spazio da cambiare continuamente, ma sono titolari gli insegnanti. Ecco, è un esempio per dire come la mancanza di un substrato pedagogico preciso, chiaro, che faccia da sfondo di tutta la scuola, consente poi questo fai da te, che è veramente imbarazzante, molto, molto imbarazzante. Cioè, penso anche il registro elettronico, è stata una scelta così molto, molto azzardata dal punto di vista pedagogico. A volte i genitori conoscono i voti al mattino prima dei loro alunni, tornano a casa l'alunno, il genitore gli annuncia il voto che ha preso perché l'ha letto sul registro elettronico. Attenzione! Ecco, è necessario un codice, cioè creare un linguaggio pedagogico comune nella scuola. Questo che manca, perché non riusciamo letteralmente a comunicare. È come se fra gli insegnanti i genitori e anche fra dirigenti insegnanti i genitori mancassero, no?
di cosa si sta parlando? Mancassero i codici comuni, linguistici proprio. Se io dico mutuo insegnamento, sto usando un concetto pedagogico che fa parte della storia della pedagogia. Ma se posso essere sicuro che un collegio docenti capisca cos'è il mutuo insegnamento e che ci sia, come dire, una corrispondenza di recezione professionale? E questo, la mancanza di un linguaggio comune nella scuola, che non può essere altro che quello pedagogico, ha creato per esempio gli eccessi neurodiagnostici, ha creato l'idea che il bullismo sia un problema dei carabinieri, è quanto di più equivoco e imbarazzante. Il bullismo è un problema educativo, stiamo scherzando, no? Oppure che ne so, la progettazione di una nuova scuola, come sta succedendo adesso col PNR, sia un problema unicamente degli architetti. È un'assurdità. Come fa l'architetto a progettare una scuola se non ha, come dire, la consulenza pedagogica? Ecco, quindi si sono creati molti inceppamenti e alla fine la mancanza di un linguaggio pedagogico comune la stiamo pagando molto, molto duramente. Ecco, lei recentemente ha scritto anche un articolo proprio sulla tecnologia a scuola, riportando un provvedimento del governo svedese, che è molto importante, ma che in Italia se ne è parlato poco. Ce lo spiega al volo? Sì, il governo svedese ha notato che dal 2016, dove c'è stato un po' il boom della digitalizzazione scolastica, tanto più nel nord Europa, che penso non se ne potrebbe essere più avanti, un calo nelle capacità di lettoscrittura degli alunni. Cioè in, diciamo, 2016, sette anni, c'è stato veramente un abbassamento della qualità nelle competenze di lettoscrittura. Allora, il governo, diciamo così, è corso ai ripari, perché è inequivocabile che insistere con la tastiera, sostituendo la tastiera alla penna. Le ricerche sono inequivocabili, anch'io ne ho parlato in lungo e in largo, crea degli inceppamenti neurocognitivi, perché viene a meno la dimensione psicomotoria. Cioè la penna, eccola qua, se io scrivo il mio nome e cognome sono costretto a un'articolazione motoria che attiva, no, delle parti cerebrali che ovviamente non saranno mai attivate nello stesso modo, continuando con un dito, due dita, a picchiare sulla tastiera più o meno come un criceto. E quindi gli pochi esperimenti realizzati tipo negli Stati Uniti di tentare di sostituire la scrittura con la penna con quella sulla tastiera hanno creato dei disastri inenarrabili. Ovunque, insomma, notiamo un inceppamento delle difficoltà sostanziali negli alunni, specialmente i piccoli, quando si finisce a eccedere nella tecnologia digitale. Per cui il governo svedese, io sono d'accordo, lo dico subito, ha tagliato la testa al toro, come si diceva una volta, togliendo il tablet. Come oggi, invece, come è noto, l'Italia ha un problema da questo punto di vista, chiamiamolo così, perché l'unica linea di finanziamento sull'innovazione scolastica negli ultimi 8 anni è stata quella. Stiamo arrivando a 1 miliardo di euro, probabilmente ci sarà 1 miliardo in più dal PNRR. Si punta che ogni alunno abbia il suo account personale, che ogni alunno abbia un tablet. Ecco, ci rendiamo conto che tutto questo, specialmente nella primaria, non parliamo poi dei progetti
di alfabetizzazione digitale addirittura al nido e all'infanzia. Ecco, lì io dico, potete un attimo fare un viaggio in Svezia prima di prendere delle decisioni avventate? Ecco, no? Proviamo a fare un viaggetto, vengo anch'io, andiamo a vedere perché hanno poi dovuto fare un passo indietro. E attenzione, il marketing è molto aggressivo quando una scuola costringe le famiglie o mette a disposizione un tablet per ogni alunno. Sono delle cifre, come dire, inenarrabili. Pensiamo a cosa successe, no, durante il lockdown, no, che tu, le piattaforme, io non dico i nomi perché non ho nessuna intenzione di essere denunciato, ma le piattaforme. Ricordo una volta un giornalista, ero alla RAI a fare un'intervista, dissi al giornalista, ma lei sa se queste piattaforme pagano le tasse in Italia? E lui, io non osavo dirlo perché, capisci, poi può dire certe cose, ci vogliono anche degli avvocati, poi. Lui dice, lo sappiamo che non pagano le tasse in Italia. Non so se nel frattempo è cambiato, però capite che durante la DAD giravano delle cifre vertiginose. E allora qua dobbiamo pensare al business, o dobbiamo pensare ai nostri alunni. Restituiamo la tecnologia a quella che se nella scuola, quella che sempre sta. C'è sempre stata la tecnologia. Però attenzione, la tecnologia non è la metodologia. Non possiamo dire che esiste la scuola digitale. Esiste la scuola come comunità di apprendimento. La scuola è sempre quella, la scoletta, no? Cioè, lo stare assieme per imparare qualcosa. Ecco, a proposito di imparare, mi allego alla sua ultima parola. Un altro aspetto legato ai recenti episodi di cronaca ci porta a riflettere su come crescono i nostri giovani e sulla loro capacità di gestire le proprie pulsioni. Lei da tempo propone un metodo per imparare a litigare bene. Può essere questa una soluzione per contrastare i crescenti episodi di violenza tra i giovani? Certo, abbiamo notato che il governo è intervenuto col cosiddetto decreto Caivano, questo centro, questo paese dove sono avvenute nefandezze particolari, cercando di contenere e in qualche modo andando verso una maggior punizione, diciamo, anche giuridica, giudiziaria dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Va detto al proposito che il sistema giudiziario minorile italiano è molto invidiato a livello internazionale perché è basato sulla rieducazione, sul recupero, ma in maniera molto molto accentuata, al punto che nelle carceri minorili italiane non ci sono tanti ragazzi e ragazze, si usano misure alternative, la messa alla prova, si utilizza anche la cosiddetta mediazione penale che consente alla vittima e al suo aguzzino, come si dice, di trovare una ricomposizione o qualcosa del genere. Ecco, e quindi l'Italia non ha bisogno di incrementare l'accanimento carcerario nei confronti dei più piccoli, come vorrebbe qualcuno, ossia di portare la perseguibilità penale a 12 anni invece che a 14. Sarebbe una scelta assolutamente scellerata, come tanti anche i miei colleghi hanno giustamente sottolineato. Abbiamo bisogno, viceversa, di aiutare i ragazzi e le ragazze a vivere i loro contrasti nel modo migliore possibile, come dico da sempre, a imparare a litigare bene. La scuola purtroppo su questo versante, specie per preadolescenti e adolescenti, fa fatica. Bisognerebbe lavorare di più sul aiutare gli alunni di questa fascia di età a vivere le loro divergenze, farli discutere, farli confrontare,
Noi abbiamo anche un metodo molto interessante, magari in qualche altra diretta possiamo parlarne, che si chiama appunto il dibattito maieutico. Ma in tutti i casi è un apprendimento quello di saper stare con gli altri quando gli altri sono in disaccordo con te, quando le cose non vanno esattamente come previsto. Viviamo in un tempo narcisistico dove anche il fatto che qualcuno non ci dia ragione viene spesso vissuto come minaccia. E quindi non stiamo parlando solo dei ragazzi di Caivano, stiamo parlando di una generazione contratta socialmente, contratta sotto il profilo della capacità di avere punti di vista diversi, la bellezza di avere punti di vista diversi. La scuola su questo deve essere impegnata, perché è la base della vita, saper affrontare i conflitti, saperli affrontare bene, non male. E questa è la base stessa della sopravvivenza. Chi sa affrontare bene i conflitti, che appunto, come è noto, conflitti, non stiamo parlando di guerra, stiamo parlando dell'assemblea condominiale, stiamo parlando dell'adolescente che non vuole andare a scuola, i conflitti, stiamo parlando della raccolta familiare casalinga dove si è sempre in disaccordo, ossia i momenti della vita in cui le cose non vanno esattamente come hai previsto, bene, ma devi saperle affrontare, perché questo ti consente poi di stare con te stesso il meglio possibile e tanto più con gli altri. E purtroppo i ragazzi stanno crescendo, i ragazzi e le ragazze stanno crescendo troppo nella suscettibilità e nella permalosità. E anzi, la scuola a volte sembra diventare complice di un eccesso di fragilità emotiva. Dobbiamo rafforzarli e quindi favorire i momenti di confronto, non liquidarli come basta, no? Non, ascoltatevi e niente di più. E no, ognuno deve poter esprimere. Ecco, quindi abbiamo anche dei dispositivi. Beh, il più famoso è quello Litigare Bene. Adesso il libro verrà tradotto anche in Cina, proprio in ottobre, quindi una grande soddisfazione, un metodo il mio che sta facendo giro del mondo, bellissimo. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Molti istituti cercano di introdurre nuove metodologie di valutazione che superano il retaggio di una valutazione numerica. Considerato che siamo agli inizi dell'anno scolastico, secondo lei è possibile un cambio radicale che porti all'adozione di una valutazione evolutiva? Beh, senz'altro, attraverso l'autonomia scolastica. Ecco, l'autonomia scolastica può creare dei dispositivi diversi. Anzitutto, comunque, ricordiamo che la primaria, i voti fortunatamente sono stati tolti giusto 3 anni fa, ripristinando quella che era sostanzialmente, ripristinando e migliorando la normativa che era stata utilizzata fino al 2009, quando incautamente il governo rimise i voti numerici. Perché i voti numerici non vanno bene? Perché cristallizzano, no? Favoriscono l'etichettatura. E poi ci sono anche situazioni grottesche, no? Dal 2,5 al 3 meno meno. No, ho fatto un appello perché una certa metrica non venga più utilizzata, che è veramente imbarazzante per chi la usa. Ma come fa un insegnante normodotato a mettere come voto dal 2,5 al 3 meno meno? I dirigenti dovrebbero intervenire, ecco, su queste forme veramente al limite del sadismo. E ricordiamoci poi che, specialmente nelle superiori, se all'inizio
nel secondo quadrimestre un ragazzino prende un voto terribilmente basso, un 3, un 4, non è semplice, non è semplice. Cioè, la scuola è un luogo dove si impara e per imparare bisogna sbagliare. Allora io resto dell'idea da tecnico che occorre la scuola debba valutare i progressi, non stigmatizzare gli errori, perché continuando come si fa durante le prove invalsi a stigmatizzare gli errori, l'alunno si blocca perché non capisce che sbagliando può imparare. Certo, l'insegnante glielo dice, glielo ripete, non preoccuparti, vedrai, non è niente, sei stato bocciato 3 volte, non è niente, la quarta ce la farà. Sto scherzando, ma per dire, no, non si è mai visto che una squadra di calcio vincesse perché ha acquisito tanti insuccessi. Nello sport si vince quando il successo ti spinge, e quindi soltanto una valutazione che valuta i progressi permette di mantenere motivazione, motivazione nella scuola. È un problema assolutamente tecnico, non c'è in ballo niente di politico, niente. Questo vorrei dirlo senza mezzi termini. Perché la scuola che elimina i voti, diciamo così, e favorisce il processo di analisi dei progressi degli alunni, e diventa una scuola dove vanno volentieri, dove corrono verso l'ingresso, non che restano attaccati, no, al motorino. Volano, ecco. Il problema è molto grave nelle secondarie. Ecco, la primaria, per fortuna, avendo solo questi giudizi narrativi di quattro entità, cioè, no, con quattro misure, insomma, c'è stato un deciso miglioramento. Io lo vedo anche in studio quando parlo con i genitori, sono più tranquilli, più rassicurati. Io non sono neanche dell'idea che i genitori vadano a cercare la corrispondenza. Bisogna, su questo mi permettono di dire qualcosa che sono costretto a ribadire. Attenzione, i genitori sono un mondo molto, molto magmatico. Spesso gli insegnanti confondono le minoranze rumorose fra i genitori per la maggioranza. Non è così. Ma i genitori, quello che li conosco io, sono normalmente attenti al benessere dei loro figli a scuola. Non hanno nessuna intenzione di trasformare la scuola in una gara. Certo, è verissimo, ci sono questi genitori. Quelli che mandano a scuola i figli con gli abiti firmati, che continuano a fare i confronti, che sul WhatsApp genitori scrivono delle nefandezze, no, inaudite, certo, ma non sono assolutamente la maggioranza. Facciamo attenzione a non attribuire a tutti i genitori quelli che sono, come dire, comportamenti assolutamente minoritari. La supermamma non è la norma fra i genitori, ecco, che vivono la scuola nella stragrandissima maggioranza come una grande occasione e nel complesso hanno un'estrema fiducia degli insegnanti. Questo ce lo riportano anche le ricerche, le inchieste e quindi bisogna semplicemente stare più tranquilli, non prendere alla lettera tutto quello che succede e restituire il giusto peso, no, alle situazioni che si creano, e specialmente non prendere alla lettera le
i genitori esagitati, che ci sono sempre stati, ma che oggi con il sistema dei social diventano veramente impertinenti, petulanti. Lasciamoli un attimo al loro destino, ecco che così tuteliamo l'azione educativa della scuola. Grazie, professor Novara, per essere stato con noi. Buon anno scolastico a tutti e a tutte.